Sì, guarda, diciamo è un film che è lo specchio un po' di questo paese. Io dico sempre, non è soltanto un film di denuncia, ma diciamo, è un film sulla normalità, perché ormai 2 euro l'ora è la paga di tantissimi di noi. E soprattutto è una storia d'amore, è un rapporto difficile fra padre e figlia ed è un incontro fra due, diciamo, donne in questo scantinato buio con questo rozzo imprenditore interpretato da Beppe Servillo. Diciamo che il film nasce da un fatto di cronaca che io ho seguito nel 2006, dove due operaie, tra cui una minorenne, morirono in questo materassificio dove lavoravano appunto a 2 euro l'ora. Una storia che colpì tantissimo l'opinione pubblica. E da lì con Donata Carelli, la sceneggiatrice, abbiamo deciso di partire per raccontare però un film che potesse essere universale e che potesse parlare soprattutto di noi, di quest'Italia ormai allo sbando, in cui il lavoro diventa sempre di più una chimera, diciamo. Alessandra Mascarucci, Sì. mi ha colpito molto, è un'attrice alle prime armi, lei con la scelta ha dato fiducia e penso che sia stato ripagato. Guarda, io ho fatto circa 100 provini tra tante ragazze, ma lei è stata la prima che ho visto a Caserta, in questo teatro che si chiama Officina Teatro, e appena l'ho visto ho detto è lei. Per scrupolo ho fatto poi altri, ho visto tantissime ragazze, ma lei ha un viso particolare. E poi tra l'altro è bravissima, il primo film, molte volte addirittura c'era il primo Chuck, non dovevo fare nemmeno il secondo, e quindi è stata veramente una scoperta. L'hanno detto anche Beppe Servillo, insomma, altri. Un'opinione velocissima su questo Bifest, cosa ne pensa Sara Colvino? Guarda, mi ha colpito l'atmosfera perché si respira cinema in tutte le strade, poi devo dire che Felice Lauda Dio ha fatto un lavoro straordinario e soprattutto anche le retrospettive, i film in concorso, i programmi, il programma, insomma, devo dire che un festival così al sud mancava, perché insomma i festival in genere sono da Roma in su, quindi io che sono un meridionalista convinto credo che faccia bene il Bifest al sud.